Cari amici, cari cristiani, oggi la nostra liturgia ci presenta un giorno chiamato a metà della festa. Perché a metà della festa? Perché siamo esattamente alla metà tra il giorno di Pasqua e quello dell'Ascensione. Siamo a metà di quei 40 giorni in cui Cristo si è mostrato vivo, ha fatto vedere ai suoi le ferite che segnavano il suo corpo, è stato con loro, gli ha parlato. L'immagine della sua risurrezione ha consolato e confortato i suoi, hanno potuto sentire dalla sua viva voce quel continuo ripetere, quella cantilena asfissiante, pace a voi. Ma al contempo, a metà di quella festa che Cristo aveva vissuto, e l'ascoltiamo nel Vangelo, continua l'attacco nei suoi confronti. Continua l'attacco al bene che lui cerca di diffondere, continua l'attacco alla sua identità, le insinuazioni su di lui, è un indemoniato, addirittura l'accusano. Proviamo ad ascoltare. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, quando ormai si era a metà della festa, il Signore Gesù salì al Tempio e si mise a insegnare. I giudei ne erano meravigliati e dicevano: come mai costui conosce le scritture senza aver studiato? Gesù rispose loro: la mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Chi vuol fare la sua volontà riconoscerà se questa dottrina viene da Dio o se io parlo da me stesso. Chi parla da se stesso cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che lo ha mandato è veritiero e in lui non c'è ingiustizia. Non è stato forse Mosè a darvi la legge? Eppure nessuno di voi osserva la legge. Perché cercate di uccidermi? Rispose la folla: sei indemoniato, chi cerca di ucciderti? Disse loro Gesù: un'opera sola ho compiuto e tutti ne siete meravigliati. Per questo Mosè vi ha dato la circoncisione, non che essa venga da Mosè ma dai patriarchi, e voi circoncidete un uomo anche di sabato. Ora, se un uomo riceve la circoncisione di sabato perché non sia trasgredita la legge di Mosè, voi vi sdegnate contro di me perché di sabato ho guarito interamente un uomo? Non giudicate secondo le apparenze, giudicate con giusto giudizio. Che strano, non capiscono proprio l'azione di Gesù. Si aggrappano a qualche regoletta sul sabato per dire che lui non è un buono, che lui non è un santo, che quello che lui afferma non è proveniente da Dio, ma da chissà quale oscurità. Ed è bello allora sapere che l'invito di Gesù, anche a noi che siamo tentati spesso di giudicare male ciò che è bene, per invidia, per gelosia, perché siamo sospettosi, anche a noi arriva l'invito di Gesù: non giudicate secondo le apparenze, giudicate con giusto giudizio. Ma per giudicare con giusto giudizio bisogna essere disponibili a lasciare che sia Dio a costruire la storia, che sia il Padre a farci pervenire attraverso il Figlio e la forza dello Spirito Santo quella verità che noi a volte ci illudiamo di possedere già. Buona giornata a tutti voi, carissimi. Il sole baciò, neanche una nuvola in cielo, dolce la prezza, tra i mandorli in fiore, spande profumo inebriante calore, un raggio di luce le illumina il volto, immerso in profonda preghiera il suo cuore, si aprono i cieli soltanto per lei,
e accolta la Vergine Madre nell'eternità. Dall'eternità fu serva docile, ancella obbediente, tenera madre, castissima sposa, incoronata regina sarà con una corona di 12 stelle, vestita di sole e la luna e i suoi piedi. Potente per grazia sarà colei che condusse la vita in piena umiltà.